citare la buona Chiara, dal web dal almeno da 12 amici. Stasera Forms Night. Non c'ho voglia, li farò dopo. Vabbè, dai, li fai dopo, brother. Stasera Forms Night. Ciao Kevin, come stai, brother? Grazie a Grissino Integrale per il 16° mese. Ciao bello. Poldo, se torni a Perugia ti offro un kebab. Io non so quando sono stato a Perugia. Io non credo di essere mai stato a Perugia. No, forse invece ci sono stato. Dov'è Perugia? Cos'è Perugia? Fammi vedere. Ah, ok, sì, ci sono stato di recente. Quella città tipo in alto dove per guidarci là sopra volevo mettermi a piangere. E ci sono andato mentre andavo verso Roma, tra l'altro. Grazie a Grissino Integrale, quindi grazie ad Hanakolol per il quarto mese. Heya, ciao a soltanto Nico. Benny Jeans, benedirati sotto il culo, molto bello quel pezzo. Grazie a Chiasaba per il sesto mese. Ciao belli, come vedete oggi il sub goal è 30 sub come gli anni di Favij, perché sicuramente ormai Favij si avvicina verso i 30 anni. Allora amici, stasera abbiamo non abbiamo Fortnite, abbiamo una Forms Night. Per chi non sapesse, fa 29 anni il 14 aprile, niente, ho sbagliato tutto. Allora stasera dovrete fare solo 29 sub, non vi preoccupate. Allora dicevo, stasera non abbiamo Fortnite ma la Forms Night, che effettivamente ogni volta che ci penso è dannatamente identico il suono Forms Night, quindi effettivamente è un po' strano. Grazie a Purple Berry per il settimo mese, grazie a Legit Godusx. Spero di averlo letto bene, brother. Io devo, ragazzi, abbassare un attimo la webcam perché mi sta dando particolarmente fastidio. Cioè, è troppo in alto. Non la percepite anche voi questa differenza? Questa differenza incredibile. No, devo abbassare. Com'è? Dovrebbe andare meglio. No, sentivo un problema, non lo so, mi esterrefacevo. No. Ho quasi fatto il reveal di cosa c'è qui. Di cosa c'è a sinistra. Allora amici, buonasera a tutti. Ho fatto la intro, scusatemi ragazzi, stasera sono stressatissimo, vorrei lanciarmi da una macchina a 160 km orari, però abbiamo la Forms Night. Hai già chiuso il form? Sì. Sì, l'ho esattamente chiuso. Sì, l'ho chiuso perché sono malvagio e ho deciso che oggi guarderò solo zero delle vostre risposte. O forse lo devo ancora aprire, essendo che ho iniziato la live da qualche minuto. Non lo so. Io vi do le due opzioni davanti. Fate un sondaggio e provate a capire quale delle due opzioni è. Grazie Albi, grazie del sesto mese, e grazie a Purple Berry per il settimo mese. Bel dilemma, sono un cattivo. Non so perché sono sparati a mille colori. Dovrei tipo sistemare. Ragazzi, non ho tempo. Ho cambiato le impostazioni della cam per dei video che ho registrato e ovviamente ho fatto danno, perché ovviamente è l'unica cosa che so fare, danno. Allora, fatemi andare qua intanto. Ok, dovrò fare un attimino due cose piano. Allora, e devo mettere la canzone di sottofondo, che quella è sempre essenziale. Ho deciso che metterò questa. Direi che questa è incredibile. Sembra un video per bambini. Bro, è normalissimo, ti spiego. Quella è una lampada, quindi emette luce. E siccome stai mettendo luce rossa e tu vedi una fonte di luce rossa, quindi automaticamente il tuo cervello ti fa pensare alla saturazione altissima. Se vuoi adesso ti faccio vedere che cos'è la saturazione altissima, visto che non è un valore che c'entra né con la luminosità né altro. Guarda, ti faccio vedere che cosa vuol dire aumentare la saturazione al massimo, così comprendi che non è un problema di saturazione. Guarda,
questo significa essere saturati al massimo. Questo vuol dire essere veramente saturati al massimo. E come vedi, adesso la luce qui dietro è rimasta perfettamente identica, mentre il mio volto è arrivato allo stesso colore della luce là dietro. Ecco, da questo in fotografia puoi evincere che hai un problema di saturazione alla tua immagine, ok? Lezioni di fotografia con Poldo. Madonna, ti immagini letteralmente un gameplay? Cioè, il futuro, magari il futuro del gameplay sarà proprio la saturazione a 1000. Che per in realtà non c'è nulla di male di giocare bene con la saturazione, è oversaturare il problema, che tieni di colore. No, 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 assolutamente non mi terrò con la saturazione al massimo. Grazie ancora ad Albi per il sesto mese e a Riker per i bit. Allora, intanto spero che siete entrati tutti nel gruppo Telegram dei sub, che è la cosa più... niente, porca troia, sulla tosse. Spero che siete entrati tutti già nel gruppo Telegram, che è la parte più importante di queste live. Come potete vedere, o come già avevo annunciato, il tema di stasera con le Forms Night, prima di aprire, è la cosa più strana che hai in casa. Molto semplice. Per partecipare, punto esclamativo form, o trovate il form pinnato in chat, quindi sono due i modi per entrare, un form di Drive. Qua sotto trovate sia il punto dove caricare il file, sia una descrizione se volete darla. In realtà ho messo che questa qua, mettere la foto è necessario, la descrizione non è necessario, quindi non c'è bisogno. Non video, va bene, mettiamo pure video, così se hai un video a 360 gradi da 60 gradi, una foto o un video, così vedete. Dovete inviarmi, oggi è una sfida un po' particolare, perché una foto della cosa più strana che hai in casa, mettiamo una foto video, così è comune per tutti, una foto slash video della cosa più strana che hai in casa. E ovviamente adesso non me lo fa vedere. Dicevo, della cosa più strana che hai in casa. Qua la sfida sarà a voi. Sarà qua, cioè, sarà farvi la domanda: cos'è la cosa più strana che ho in casa? Andate in garage, andate tipo a controllare in cantina, andate a controllare nel cassetto dei vostri genitori. Se trovate un dildo, boom, mandi la foto. No, il dildo no, ragazzi, per carità di Dio. Però insomma, deve essere qualcosa di strano, qualcosa di peculiare che si trova all'interno della vostra abitazione. Quindi non vale se tipo stavate girando per strada e avete trovato, che ne so, il carro di carnevale di Shrek e mi mandate la foto, perché quello in quel caso, ragazzi, è per strada. A me serve qualcosa che avete in casa, qualcosa che avete perso nei meandri della vostra abitazione, che voi reputate come strano, qualcosa che faccia dire: ma che cazzo è questa cosa? Ecco, il vostro obiettivo oggi è farmi dire: cos'è sta cosa? Proprio cos'è? Non ho mai visto questo oggetto. A cosa serve? Che cos'è? Che cazzo è? Ecco, questo è l'obiettivo di stasera. Posso mettere due cose, due foto. In realtà ho messo una, però metto una, bro, perché sennò poi mi riempite di... Mi riempite di roba. Quindi, condizionatore sudante specifico di 400 euro. Ottimo investimento, bro. Grazie ancora a Dottor Gamer per il terzo mese. Conta una gallina come cosa strana? Beh, se hai una gallina in casa, va bene. Assolutamente. Grazie a Traxi per il settimo mese. Devo studiare storia dell'arte, bro. Non farlo. Licenziati dalla scuola. Ok. Le risposte sono aperte. Mi raccomando, non trollate, ragazzi. Ci sono un sacco di live molto divertenti dove si possono fare atti di trolling. Quella di stasera l'obiettivo è di non trollare. Quindi se mi inviate la foto di Cristiano Ronaldo che fa sciumi, vi faccio: bravo, molto divertente. Ora passiamo al prossimo. Capite che c'è un posto e un luogo per ogni cosa. Questa era l'ultima frase famosa che mi disse il prete della chiesetta vicino a casa mia, prima che imbrattassi i muri con le bombolette spray. Porca miseria. Va bene, signori, il form è attivo, potete già iniziare a inviare tutto quanto. Vorrei mandarlo pure io. E io in realtà non mi sono fatto questa domanda, perché non ho nulla di strano. Cioè, io ho un sacco di cose strane in casa, scherzavo, ho tante cose strane. Cioè, potrei girarmi dietro e ho una spada là dietro, però tipo, vedete, una spada finta, no, è una vera spada tipo vecchissima, tipo, non dico medievale, però è una roba veramente vecchissima. Non so perché ce l'ho in casa, però sta là, dopo la faccio vedere. Poi ho altre cose. È che io tendo a riempirmi di cose strane, in realtà. Cioè, più è strana una cosa, più io tendo a prenderla.
Va bene, dopo penso, tipo, ho una pistola sulla scrivania, va bene questa cosa? No, non credo vada bene. Tutta casa mia è strana, madonna, ragazzi. Io conosco una persona che ha una casa stranissima, però non posso andare. Io ho una katana, sì, però quella alla fine, cioè, è normale, una katana, ci sta, la compri alla fine del fumetto e via. Va bene, signori, direi di iniziare con la Forms Night. Benvenuti a una nuova Forms Night. Si inizia. Iniziamo da questo, Sara. Che cos'hai in casa, Sara? Questo è un portaborsa dell'acqua calda, mi sa. Allora, io avevo un portaborsa dell'acqua calda simile e che praticamente aveva all'interno, cioè era una papera dove tu ci mettevi all'interno la borsa dell'acqua calda, solo che io avevo tolto la borsa dell'acqua calda e usavo il porta borsa dell'acqua calda come marionetta quando ero piccolo, quindi perché lo sta strozzando così? Perché è il modo più divertente per prendere un pollo, secondo me. Ah, è un porta sacchetti. Che sacchetti? Ah, è vero, sono sacchetti tipo di quelli del supermercato. Ora non so perché un'azienda abbia pensato durante un loro brainstorming di fare un portasacchetti a forma di pollo, però, cioè, un po'... è strano. Beh, ok, sì, è strano. È strano forte. Direi che come prima foto ha esattamente centrato il punto di questa Forms Night. È che... ma poi, tipo, si appende, si appoggia, non lo so, perché anch'io ce l'ho, ma che cazzo? Va bene. Non mi farò altre domande del perché avete i portasacchetti. Che roba è questo? Cosa vi devo dire? Napoli. Quello è Topolino, credo. Non credo sia allo stress. Ci sono praticamente legata. Davvero. Cioè, ma cos'è? Tipo ma manco tipo un adesivo. No, come si chiamano? Tipo quelle calamite. Una calamita, tipo. No, perché sembra di gomma. Boh, sono quelle gomme, tipo, che non sai che cosa ci devi fare. Un portachiavi, esatto. Non lo so, è un magnete. Ah, è un magnete. Napoli. Si sta sulla mia porta. Beh, è un magnete, ci sta in realtà. Napoli. Oh, yeah, sono io, Napoli. Next. Gesù Cristo verde fluo con un chiodo conficcato nella nuca. Cosa? È letteralmente quello che... ah, vabbè, però questi sono i classici robi da presepe. Non è poi così strano. Bananatra. Che vuol dire bananatra? Allora, innanzitutto è bellissimo. Cioè, partiamo dal primo punto del io che ti commento questa cosa. Punto primo, è bellissimo. Punto secondo, sembra fatto tipo di gomma. Non gomma, però tipo... sai quella roba che squinzi, che fai così? Non mi viene il nome, dai, avete capito. Puoi schiacciarlo, puoi fare... dai, avete capito. Come si chiama? Non mi viene. Il foam... è il foam, tipo gli squid. Tipo gli squid. Non fare così. No, non era il pisello, è il foam, mi sa. Sì, è questo. No, non è questo. È squish. Sì. È squish, è questo. Oddio, cosa ho cercato? No, fammi togliere sta roba. Squishy. Questo, sì, quello con cui fanno ste penne. Oddio, io queste qua ne ho toccata una. Sì, è questo materiale, giusto un po' squishy. Sì, dai, si chiama materiale squishy. Vabbè, molto bello, scusate. Adesso skipperò questa cosa perché è stato un po' imbarazzante. Grazie a Marciruba per il Prime. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Ah, è di ceramica, mi è caduta e si è rotta ma l'ho incollata. Poster di Lion, dai, vabbè, non è una cosa poi così strana, dai. L'hai comprato tu, quindi non è proprio... Literi, una penna coltello a farfalla. Una penna coltello... ah, proprio un coltello a farfalla. Non lo so perché nella mia testa penna coltello era tipo una penna con un coltello e c'era una farfalla. Non avevo collegato subito il coltello a farfalla. No, che stronzata questa. Questa è proprio una stronzata. Questo è proprio un average AliExpress momento. Ma poi è scomodissima, Cristo Santo. Ma tipo, che ne so, la prendi in mano, ti si chiudono queste cose a cavatappi e ti sbattono
nelle nocche, cioè fa un male cane secondo me. Figata, ma lo voglio. Ma questo è l'incubo dei professori a scuola. Ma penso a uno studente che deve stare là a lavorare, a stare attento alle lezioni, c'ha questo che fa col coltello a farfalla. No ragazzi, il coltello a farfalla usatelo solo nel campo di battaglia, non a scuola. Questi cosi li ho visti ovunque. Sono strani perché sono weird as fuck, però sono molto comuni. Molto 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 comuni. Li trovi in quasi ogni negozio di souvenir ormai. Questo non so dove l'avrei preso, però io ne ho visti di tutti i tipi. Quello tipo quello con Donald Trump, esatto. Wow. Cazzo frate, questa è una roba devastante. Non è strano quanto più un bel pezzo di da collezionismo. Cazzo, tanta roba. Originale del 1890. Io lo terrei tipo in una busta di plastica, tipo, non lo so. Secondo me è il caso. Io l'ho trovato alla Lidl a un euro assieme al poster dei Simpson. E a foto di città cazzo. L'ho appeso, ma mi sono scordato di lavarlo ed è lì da 6 mesi. Cosa sarà mai? Non è vero. Allora, questa foto ha dei problemi, perché io sono sicuro che quello sia Papa Francesco, ma sono tre. Cioè, chi dei tre è Papa Francesco? Perché gli altri due saranno dei sosia, se no questa foto non è stata possibile da realizzare. Quindi, qual è il vero Papa Francesco e quali due sono... Ah, sono i tre papi loro. Sono tre papi. Perfetto. Francis, quello al centro, dite che è Francis... Non lo so, Francis Pope. Bravo ragazzo, in realtà il Papa. Sta molto simpatico. Caparezza, saghe mentali, viaggio allucinante in una testa di capa. Un libro mitico e sconvolgente. Caparezza ha fatto un libro? What the... È interessante, qualcuno di voi l'ha letto? Cioè, tanto lo so che voi siete dei dannati Caparezza fan. Sicuramente l'avrete letto. Wow, hai una... grande quantità di penne tutte uguali, perché un barattolo con 40 penne identiche. Allora io voglio immaginare che tipo tu usi solo queste penne e quando le finisci le metti qua. Fine. Questo è il cimitero delle tue penne, tutte uguali. Uno scrub per i piedi. Cos'è uno scrub? Che schifo. Cos'è? Ma poi perché è strano? Cioè una normale crema per i piedi, tipo la Mona Lisa con i baffi. Allora, la Mona Lisa con i baffi è un'opera di Duchamp, che praticamente aveva fatto questo quadro molto provocativo in quel periodo artistico, che era appunto questa, che poi aveva tipo un acronimo, LHOOQ, che adesso mi sfugge cosa significava, ma quando andavo all'università l'ho studiata. Ed era questo. Certo, questo qua è diverso, però sì, credo che il concept sia bene o male lo stesso. Io ho la foto della Mona Lisa papera. Cosa? Un quadro con due dodo. Non è molto strano, ma è l'unica cosa che ho trovato. Beh, avere un quadro con dei dodo in casa è strano. È bellissimo. È incredibile. Tra l'altro il dodo, quando giocavo a Nomi, cose, città, quando arrivavano gli animali, io mettevo il dodo, perché un animale con la D vi sfido a trovarlo, ragazzi. Cosa c'è? Il dromedario? Lo scrivono tutti. Cosa c'è? Il delfino? Lo scrivono tutti. Cosa c'è? Il delinquente? C'è il Dario Moccia, il Daino, il Dalmata, ce n'è tanti, va bene. Io avevo bisogno di fare leggi, volevo fare quello là che ne sapeva di più, quindi mettevo il dodo, perché ero sicuro che non lo scriveva nessuno. E puntualmente mi dicevano: non è un animale. E io dicevo: cercalo, cercalo, cercalo. Loro cercavano dodo e non spuntava. Non mi ricordo perché, internet era diverso quando ero più piccolo. Adesso tipo spunta se lo cerchi, però mi ricordo che tanto tempo fa quando lo cercavi non spuntava. E dicevo: no, ma esiste davvero, è quello che si vede nell'era glaciale. E allora è un dinosauro, non vale. No, è un pollo, è il dodo.
Io c'ero nella live dopo che hai mollato l'università, eri su Pandora 1 e mangiavi le fragole. Devo rivedermi quella live. Sono... ma si è estinto, vero, vero, che ti dicevano ste puttanate. Vaffanculo. Si è estinto. Si è estinto, ma vaffanculo. Cosa cazzo è questa cosa? Sono dei... cucchiello e forchiello per il... Cosa ho detto? Cucchiaio e forchetta per il lavandino di quelli grossi. E sono strani, soprattutto perché lui è felicissimo, lei no. Lo voglio parte 2. Da oggi facciamo la top delle cose più brutte di stasera. Quindi questo fammelo salvare. Perfetto, me lo sono salvato. Serve per consumare i croccantini. Molto bello questo gatto. Però non è molto strano. Se ci rifletti un attimo, non è molto strano. Un orologio di Cars. Dentro il pneumatico. Beh, ragazzi, io vorrei un orologio di Minecraft. Quanto costa un orologio di Minecraft? Orologio di Minecraft. Minchia. Questo ho messo la foto nelle storie. Ma pazzesco, è lo stesso che hanno qua. Minchia. L'ho trovato su Amazon. Sì, ho messo pure la storia, me lo devo comprare. No, ma io voglio una... No, sveglia TNT pazzesca. Questo. Orologio da parete di Minecraft con la TNT. No, incredibile. La torre dell'orologio automatico Speed Build. Vaffanculo, Smerald. Povero Emerald. Un ti esplode la mattina, tipo la sveglia dei Griffin. Grazie a Easy Money Loser per il Prime. Ciao bello, benvenuto. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Un salvadanaio a forma di maialino, l'ho chiamato Porchetta. Beh, non è molto strano perché i salvadanai di solito sono a forma di maialino. Sono a forma di maialino e non so per quale motivo, però è una cosa molto comune, diciamo. Io ho un salvadanaio a forma di Totoro dello studio Ghibli. Che mi hanno regalato a una fiera. Mini secchio, mini secchio, mini secchio. Che è? Oddio, ma è una mini pattumiera. Ma non ci metti nulla. Ma che cazzo serve avere una pattumiera del genere? Ma prenditene una leggermente più grossa. Ma c'è, ogni volta che ti si svuota tu devi andare là con un sacchetto. No, no, che fastidio. Ce l'ho pure io. Ma sarà un portapenne o qualcosa di simile. È carino però. Ciao noob, grazie al 25esimo mese Alessandro. E grazie a Fra89LM per il Prime. Ciao belli, benvenuti e bentornati. Sono un king, sì, il king di Fortnite. S lunga. Stavo tentando di capire cos'era la cosa strana. Penso sia questa cosa dell'S lunga. Vabbè dai, ci sta. S lunga, mi si scotte solo S lunga. Un crossover particolare. Oh Gesù Cristo. Cosa sono queste cose? Sono tipo dei... O sono delle lucine tipo? O il... tipo dei peluscini. Non lo so, non sono molto strane. Non vi siete impegnati molto. Non lo so, in garage mio nonno dice che servirà. È una pila di squishy e cenere. Cosa, non lo so, cos'è la famiglia, la tomba di famiglia. Grazie ad Alexandros per il Prime. Ciao bello, benvenuto, entra nel gruppo Telegram Alexandros. Un semplice triangolo. Allora, innanzitutto è un cono, non è un triangolo, quindi la descrizione è sbagliata. Poi è molto piccolo e soprattutto c'è un Funko Pop a destra. Devi sapere che tutte le persone che possiedono almeno un Funko Pop esploderanno un anno prima rispetto alla loro morte. Cioè se tu, che ne so, vivi 100 anni, hai un Funko Pop a 99 anni, esplodi. Ecco, se tu hai una trentina di Funko Pop, preparati perché 30 anni prima potresti saltare in aria improvvisamente. Purtroppo è la legge del Funko Pop. Se hai firmato questa... Io ne ho tre anni in meno di vita. Io ormai sono a meno 20. L'ho vinta a una festa di paese da piccolo, sono molto fiero di averlo. Non è molto strano in realtà, è un grande culto averlo in casa. Scoprilo anche se è abbastanza hobby. Che paura! Ma che ha passato? Sembra...
E sembra questo. Frozen Cursed Animation. È Elsa in questa animazione. Dolori. Oh, è letteralmente lei. Aspetta, fammi trovare uno screen perché... È lei. Aspetta, forse qua si vede meglio. Cioè, guarda, lo screen è questo. Non lo so, saranno gli occhi che me la fanno sembrare così strana. Sarà, non lo so, la posizione del naso, le labbra un po' sbavate. Poi a che serve? Sai che non lo so? Domanda, ma che cazzo di feti? Dai, l'avete mandato in live. E a cosa serve, ragazzi? Forse si trucca. Ci giocano le bambine. Ah, per le acconciature. Serve per imparare a fare le acconciature. Ma non puoi usare, tipo, i tuoi capelli. Boh. Ah, per giocare alla parrucchiera. Ok, vaffanculo, era abbastanza ovvio. Tavolo per le unghie. Mia mamma è estetista, però la gente si fa tante domande. Com'è un tavolo per le unghie? È un tavolo per le unghie. Cioè, a vederlo avrei detto che è un tavolo per le unghie. Soprattutto per i tuberi. Per la cassa di tuberi messa qui vicino. Uovo. È un uovo, letteralmente. Cos'è sta cosa? Di che creatura è? Cosa avete in casa? John Hammond. Poster di Captain Basilico. Non esiste un poster di Captain Basilico. Tu hai un poster di Captain Basilico? Non è possibile. Te lo sei stampato da solo, si vede. Si vede che te lo sei stampato da solo. Monkey. È molto bella. Non è molto strana, perché per peluche di scimmia ce n'è un sacco, però è carina. Ti lascio il tempo a capire a cosa serve quella felpa. Sì, senza la felpa quell'armadietto non sta attaccato al muro. No, aspetta, che vuol dire? A cosa serve quella felpa? Senza la felpa quell'armadietto non sta attaccato al muro. Che vuol dire, scusa? Perché toglie la felpa ed è finita? Scusa, la felpa... Cioè, la felpa lo mantiene. Gli fa da spessore. No, ragazzi, non capisco. Come funziona la legge della fisica? Allora, perché questo armadietto è attaccato al muro. Questa felpa la sta sorreggendo, gli sta facendo tipo la sciarpa. Ma in che modo lo sta sorreggendo? A parte che gli sta proteggendo la gola dalle... I chiodi non chiodano. Ok, ho capito che i chiodi non funzionano. Ma in che modo la felpa sta sorreggendo la situazione? Cioè, non ho capito. Se non sta appiccicato, tu gli metti una felpa attorno e improvvisamente la fisica non esiste più? È tipo risolto il problema? Hai trovato il cheat code della vita? Hai presente Ikea? Se levi la felpa si smonta tutto. Ah, io pensavo che cadesse dal muro. La sta stringendo, tipo. E quindi sta compressata e quindi non cade a pezzi. Ora ho capito, porca puttana. Ma è una roba devastante. Proprio sicurezza numero uno. Una mini impiccata. Ok. Un divanetto per i fazzoletti. L'ho trovato in un armadietto di camera di mia madre. Che vuol dire un armadietto per i fazzoletti? È un... è un divanetto con dentro i fazzoletti. Capisci? Ma chi è che durante un brainstorming si fa uscire un'idea del genere? Cioè, a che azienda verrebbe di fare un porta fazzoletti a forma di divano? A parte che è bellissimo, è un divanetto, non un armadietto, ho letto male io, coglionazzo. Vabbè, mi avete distratto. Solo il cannocchiale comunista, non il pulcino. Vabbè, ci sta, bro.
Vorrei fare il cartonato, lo dovrei fare? Te ne devi andare a fare in culo, ecco cosa devi fare. Scusa, ma no spoiler. PS non è nulla di incredibile. Vabbè, è un automaton, alla fine non è nulla di strano. Dovete comprendere bene cos'è la parola strano. Qualcosa che ti fa dire... Cosa? Cos'è sta cosa? Oh, automaton, regà, ormai. Preservativi di Ciccio Gamer falsi regalati dai miei amici al mio compleanno. Dopo questo Ciccio mi ha benedetto. A parte che scatola dei preservativi ingombrante, però molto bello. L'hanno fatta la collab alla fine, Ciccio Gamer e la Durex. La gamba di una sedia. Non è molto strano, io ne ho almeno 16 in casa. Stavo contando quante sedie. Sono le carte degli animotosi, carte da gioco tipo quelle da poker, non sto scherzando. Ok, Ferrero, perché hai fatto le carte degli animotosi? Ma che cazzo? Erano andati così bene da addirittura fargli fare delle carte da gioco? Ma che cazzo? Le usate? Le usate davvero? Mattiosca speciale, PS, potete sapere il programma di editing usi? Uso CapCut. Fico, molto strano. Uno schiaccianoci con dentro cioccolatini. Anche questo molto strano. Dovrebbe essere un profumo, ma sembra una boccetta di vetro. Sì, sembra veleno. Di veleno, ho letto di vetro, non so perché. Sì, effettivamente sembra veleno. Credo sia questo teschio qua che faccia dire se lo usi muori. Molto semplicemente. Vabbè, questa non è molto strana. Si è andato a Romix, l'hai pagata 87 milioni di euro e sei tornato a casa. Gnomo. È uno gnomo, non è nulla di strano. Ragazzi, strano, strano. Non serve fare la foto alla prima puttanata che trovate in casa. Mio padre è andato a cena con Carlo Gracco e niente, il suo autografo a casissimo. Cosa? Ma che cazzo? Vabbè, ci sta avere l'autografo di Carlo Gracco. C'è qualcuno che ha il mio autografo in casa. Pensa come si è messi male. Vabbè, queste sono ceramiche. Una mucca di ceramica, sì. Vabbè, ne ho viste di centinaia. Poi in Sicilia ero pieno di ste ceramiche. Non è troppo strano, ma è una collezione di cartelli rubati. Beh, questo qua non è strano, ma è denunciabile, quantomeno. Quanti cazzo ne hai fottuti? Porca troia. Ma c'è qualcuno che li produce, tipo, i cartelli? La mia forbice da sarto che uso per cucire. A me sembra normale, i miei amici dicono che è stranissimo. Beh, una forbice da sartoria, sì. Una normalissima forbice da sartoria. Il mio arsenale scolastico. Ma capisci che non è strano? Sì, cioè, diciamo che potresti andare a scuola con meno puttanate, però rimane che non è strano, ecco. Che roba è? Sì, vediamo cos'è. È molto carino il tuo gatto, però non state capendo cosa si fa nel form, ragazzi. Evitate di partecipare se dovete mettere cose a caso. Me l'ha regalato il mio babbo. Beh, questo effettivamente un po' strano lo è. È un emoji pelosa che risulta essere tipo una palla enorme, terrificante, da killer, tipo. Si può mettere in testa, tipo. È orribile. È una mucca su un motorino, lo considero strana slash inquietante. Oh mio Dio, sì, è strana forte, anche perché le mucche di solito non hanno questi corpi. Sembra quasi che la testa gli sia stata messa dopo. Ma quello sono io! Ma che bello! Va bene, non so da dove arrivi questo tuo giochino, quindi non farò domande. Una mini arancia di 5 anni fa difesa da due action figure di Dragon Ball. Che vuol dire una mini arancia di 5 anni fa? Ma a parte difesa da due action figure di Dragon Ball, cioè quella è un'arancia. Considerando la dimensione dei DVD, questa arancia ha fatto così. Cioè si è rinsecchita da così a così, ma non è possibile. Porca, cioè l'hai depredata di ogni linfa vitale all'interno. Beh, una volta questa persona che conoscevo aveva... era andato al McDonald's in macchina. Ha lasciato le patatine, le patatine del McDonald's le aveva lasciate sul cruscotto. E poi era partito in vacanza, le aveva lasciate là, non le aveva mangiate. E dopo due settimane risale in macchina e dice: wow,
ma ci sono ancora quelle patatine del Mac? Dai, proviamole. No, faranno cagare. Dai, provale. Ma sono qua da 2 settimane, ci viene la malaria. Dai, proviamole. Oh, ad assaggiarle. Ragazzi, erano identiche a quando erano uscite. Identiche. Erano un po' fredde, ma sai quando mangi le patatine del McDonald's che sono fredde dopo 5 minuti? Ecco, uguali. Dopo 2 settimane, perché chissà che cazzo ci fanno per fare quelle patatine, quindi di conseguenza chissà quanti conservanti ci sono, erano perfettamente identiche, buone, il sale sopra era ancora più, era quello il gusto. E questo la dice, secondo me, lunga sui conservanti che mettono in quel tipo di cibo. Quindi ho detto, ci sta. Una volta ho messo una patatina San Carlo sulla colla ed era buonissima. Mio fratello in Cristo, ma che cazzo fai? Ma la colla, altro che McDonald's, cioè ti mangi la colla e finita, disincolla tipo l'intestino crasso e non... No, no, là altro che. Ci ha fatto la pipì sopra Palmucci, ecco, avete esagerato. Grazie Luxor per il Prime. Non lo so, penso un gatto di ferro. Un gatto di ferro. Sì, è tipo un appendino per i vestiti. Ci sto. Un wafer che deve fare microchip, che un mio amico ha preso cortesemente al lavoro. C'è un po' di problema con l'italiano nella frase e non l'ho capita. Un wafer che deve fare microchip, che un mio amico ha preso. No, bro, io con tutto l'amore del mondo non ho capito assolutamente niente. Sincero, boh. Ok, adesso scopriamo il mistero. Che cazzo è sta cosa, ragazzi? Lint remover. Lint remover. Cos'è lint remover? Ah, è un levapelucchi. Leva pelucchi, ok, ti fa... Ah, è una chiappa pelucchi, ok, tipo quello quando hai i gatti, questa cosa è strautile. Per rimuovere i pelucchi, porca puttana, non l'avevo mai visto effettivamente. Però sapevo del rullo, quello che poi gli togli la carta intorno e ti togli i peli del gatto, tipo. Però quello mi sembra più utile. Oppure usi l'aspirapolvere, tipo, su te stesso. Una volta l'ho fatto, quindi non prendo. Mi ero appena trasferito, dovevo ancora capire bene che cosa... Questo è un portatile. Sì, non è molto strano. E dovevo ancora capire bene come fare. Mi si era macchiato di polvere il braccio mentre stavo pulendo. E quindi per togliere ho fatto così. Con l'aspirapolvere sul braccio. Ovviamente è stata una pessima idea. E ad oggi posso prendere una pezza e pulirmi. Però in quel periodo dovevo capire bene come funzionava la pulizia di casa. Grazie a Giusac per il Prime. Grazie a Not Silvi per l'ottavo mese. L'ho fatto anche da piccolo. Una volta ho passato l'aspirapolvere sul tavolo perché c'erano le briciole. Però quella grande, quella proprio con lo scopo, l'ho fatto proprio così sul tavolo. Pensa un po' quanto sono intelligente. Foto lucida 16x20 autografata dal cast di Shrek 2, ologrammi abbinati COS, Super Mario 64 e PlayStation 2, brother, what the fuck? Ma bellissimo! Scusa, tanta roba, tanto amore per Super Mario 64 e PlayStation 2, ma questo a sinistra è devastante. Chissà, sono molto curioso di come lo hai ottenuto. Molto figo. Ciao, Poldo, io ho questo cartello fottuto dalla PAM vicino a casa mia, spaccato in testa a una persona. Sei un ladro. Ecco cosa sei, non sei strano. 2 contenitori di Tic Tac dei Minion scaduti nel 2016, gusto banana. Sì, ragazzi, però capite che questa non è una cosa strana, è una cosa a caso. Cioè, che poi questa cosa di per sé sia fottutamente cursed, ok. Però vi prego, non mandate la prima stronzata che vi trovate sotto gli occhi. Attenetevi al compito. Attenetevi al compito. Grazie a Johnny Thickstar per il tier 1 e a Not Silvi per l'ottavo mese. Johnny, join the Telegram group, punto esclamativo Telegram. È un orologio della Repubblica Dominicana fatta di frutta. Beh, questo è effettivamente strano, anche perché questo non so cosa sia, però fa estremamente paura. E ho vinto la tombola di Natale, è talmente brutto che l'ho messo in camera. Mamma, tipo la tombola con i tuoi parenti e tua nonna magari ti ha smollato sto orologio. Minchia, mi dispiace un botto. Divisore della spesa del Lidl, rubato quando avevo 4 anni innocentemente. No! È bellissimo!
Sai che adesso ne voglio uno, non so per cosa lo userei, però è un cioè un pezzo d'arredamento pazzesco per la casa. Io tendo a riempirmi di minchiate, ragazzi. Macchina dei popcorn di Topolino. Tipo, io per 5 mesi avevo la targhetta toilette dentro il frigo, non lo so perché. Macchina dei popcorn di Topolino. E Topolino dove stava? Qua, tipo qua sopra? Oh mio Dio, mi sto immaginando tipo la testa con le due orecchie là sopra. È terrificante, perché hanno pensato di fare una macchina per pop? Tra l'altro puliscila, per l'amor del cielo. Un girasole su appendiabiti. Cosa? Quando lo vedo mi cago addosso. Vabbè dai, Fra, non è strano, è un normalissimo peluche, mio fratello in Christ. Un portachiavi maialino che caga, rubato da casa di mia nonna, ma non starà mai cagando, cioè ti dà l'impressione di cagare. Ritiro tutto quello che ho detto. Avevi ragione tu. Avevi ragione tu. Non ho nulla da dire. Una cacca telecomandata. Ma che cazzo è la streak della merda? Ma porca troia, ma che vuol dire telecomandata? No, non mi dire che si muove. Ma porca puttana, ragazzi. Ma non è possibile. Ma perché dovrei comprare una cacca mobile? Cioè, non lo so se si chiama cacca mobile. L'ho appena chiamata io cacca mobile. Magari si chiama tipo cacca con le ruote. Non so perché cacca mobile suona bene. Però perché dovrei comprarmi un cacca mobile? Cioè, non so per cosa lo potrei... Sto pensando per cosa lo potrei usare, se non farlo girare per strada. Non lo so, un cacca mobile. Non lo so. Va bene, andiamo avanti. Orologio siciliano. Perché siciliano? Perché al contrario? Ah, scolastico! Sono un genio, ragazzi. Ho letto siciliano al posto di scolastico. Beh, non... Sono un cretino. Non è propriamente strano. Un orologio, ma questo si tratta di un classico orologio scolastico che rubai per sbaglio alle elementari. Ah, ti sei fottuto l'orologio alle elementari. È una felpa che forse non metterò mai. Dalla a me se non la usi. Dalla a me, bellissima. È incredibile. È una felpa tipo del ramen noodle. No, ma è pazzesca. Adesso me la cerco e me la compro. Sì, è tipo la tipica felpa di Wish, quel materiale veramente di merda. Questo, bro, non lo so. Lo so che ti può risultare strano, però ti spiego. Hai presente la presa? Quella dove ci metti tu il caricabatterie? Ecco, non è uguale in tutto il mondo. Mi segui? Quindi, siccome non è uguale in tutto il mondo, ci sono delle parti del mondo in cui il caricatore non è come il tuo, ma è diverso. A volte potrebbe essere con una presa americana come questa. Infatti esistono gli adattatori. In questo modo si può ovviare al problema della multiculturalità differente nelle prese elettriche. Ecco spiegato che cazzo è questa cosa. Andiamo avanti. Bongo sumero. Che vuol bongo sumero? Capisci che io faccio 15 anni di carriera online. Ogni live alle sera, ogni sera in live alle 20:30. Io vivo una vita da 22 anni in questo pianeta per arrivare il 21 gennaio 2024 e leggere un bongo sumero. Cioè, non. Bongo sumero. Non. Non è un bongo sumero, credo. Cioè, non credo che i sumeri avessero la musica. Poi distrutta al bongo sumero. Io adesso cercherò bongo sumero. Boh, i sumeri non avevano la musica, mi sa. I sumeri. Beh, i sumeri, musica. Beh, mi sa che forse ce l'avevano qualche percussione. No, avevano solo, a quanto pare, la lira. Ma le hanno registrate delle canzoni in quel periodo che le vorrei sentire. Vabbè, le famose band sumere, tipo i Sumerica. Grazie a Yukin per il 35esimo mese, carissima, ciao. Sono due portasapone liquido di Tom e Jerry. Non è difficile da trovare in giro, ma mi fa ridere come le ho modificati 5 anni fa. No, bro, non si fa! No alla vivisezione, no alla mutilazione.
Porca puttana, è terrificante, ragazzi. Oh mio Dio, mi ricorda un video orribile che ho visto di dei tizi messicani che giocavano a fare Fruit Ninja con le persone. Mi hai sbloccato una cosa che volevo cancellare dalla mia testa. Ok, andiamo avanti. Sì, l'abbiamo visto tutti. Porca puttana, frate. Vale un santino di un attore? Allora, guarda, io se fossi un tuo genitore, verrei da te, ti direi... Cazzo! Non avrei altre reazioni. È la protesi di un femore. Io no, mandatemi il link. Vaffanculo, noob, no. Cos'è? È la protesi di un femore. Brother, what? Che vuol dire? Aspetta, intanto cos'è un femore? Partiamo da questo presupposto. Che schifo. Culi. Cos'è un femore? Ah, il femore. Ah, è una parte qua vicino alla coscia. Oddio, vederlo che si rompe mi fa male. E che vuol dire protesi di un femore? Protesi femore. E si mette là. No, praticamente giocano coi Lego con le tue gambe. No! Oddio, ti ficcano questa cosa dentro la gamba e la pallina dall'altro lato e poi si infilano così. Boop. È orribile! Lo so che si rompono gli anziani quando cadono dalle scale. Porca troia. Porca troia. Porca troia, bro. E questo è una protesi per il femore. I Lego, sì, tipo i Lego, capito? Ah, oddio, ragazzi, che schifo. Ah, è un fucking nano da giardino d'argento. Argento non puro, che tengo sotto il camino. Porca troia, ragazzi! Fa paurissima! Dove ho visto una cosa del genere? Sembra una creatura di qualche videogioco, mi sa. È orribile. Scusa, senza offesa per il tuo nano da giardino. È che sta guardando proprio nel nulla. Sta guardando proprio così. Lo sguardo del Vietnam. Porca troia. Chissà dove cazzo l'ho già visto. Sembra di aver già visto questa faccia. Oddio, forse in The Crystal Gear. Può essere. No, non è The Crystal Gear. Oddio. Oddio, come si chiamava il film? Quello di Jim Henson. The Dark Crystal, sono scemo. Sì, ecco chi sembra. Sembrano i saggi di The Dark Crystal. È identico. Tanto filmone The Dark Crystal, andatevelo a recuperare. È identico ai saggi di The Dark Crystal. Fuori di testa. Non guardarlo troppo negli occhi. È una rana finta. PS, non sono a casa, quindi ho preso un'immagine dallo shop. Questa cosa non mi farà mai finire di... È bellissima. Sappi che è bellissima e adesso te la invidio. Devo tatuarmi una rana venerdì, tra l'altro. Due piccoli porta fortuna. Non so cosa dovrebbero essere. Ah, vabbè, sono delle robe fatte a mano da qualche artigiano a cui ho dato dei centesimi. Cassa Bluetooth e powerbank dell'estate. No, non è vero. Porca puttana, ragazzi. È un fottuto estate di plastica pesante che funziona sia da cassa Bluetooth che da powerbank. Allora, io credo che da quella cassa Bluetooth esca qualcosa tipo... Però, oppure una roba tipo senza basse frequenze, altissimo. Però è veramente una cosa incredibile. Veramente una cosa incredibile. Grazie a Dale Godly per il tier 1. Ciao, bello. E grazie a Sburopando per il Prime. È sempre bello leggere i vostri nomi. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Una band di abiti del circo di quando ero bambino. Non è strano, è bellissimo. Capisci qual è la differenza? Questo essere vale? Cos'è? No, perché uno non è a casa, due no. È uno di quei guanti di baseball, non so neanche perché sia a casa mia. Ma magari uno dei tuoi parenti gioca a baseball e tu non lo sai. Mike Van Zvosky è un teschio fatto male. Mike Van Zvosky. Allora, io, fratello in Cristo, non so chi tu intenda per Mike Van Zvosky, però Mike Vazovsky, credo che quello che tu intenda Vazovsky di Monster & Co., non si scrive Van Zvosky, perché... E soprattutto, che vuol dire Mike Vazovsky è un teschio fatto male?
Ci voleva la congiunzione, ecco cosa ci voleva. No, comunque è molto carino. Chi è lui? Chi è quello? Chi cazzo è quello? Vabbè, salutiamo Mike Van Zomsky. Mike Van Der Zosky. Un artbook di Genshin Impact. Sì, questo è, non è strano forte, questo è disgustoso. Una scacchiera per alcolizzati. Vabbè, in realtà questo è un gioco da tavolo normale, un drink gaming. Grazie, grazie per la sabba a tutti. In generale non l'ha fatta nessuno. Ciao Poldo, sono due cose. Una è Kirby che profuma di fragola fatto a mano, regalato alla mia ragazza. L'altra è una chitarra dei Kiss sempre fatta a mano. Sono molto carine la chitarra dei Kiss, però credo che lui abbia qualcosa che non va. Abbia un problema. Vabbè. Un cartonato di Speranzello. Ogni volta che apro l'armadio mi prendo un colpo. Minchia, Speranzello di Adventure Time. È bellissimo. È bellissimo. Ogni volta tu apri l'armadio ti trovi Speranzello. Come cazzo si chiama? Lemon Hope che ti fissa da là. È una pietra che ho tirato fuori per sbaglio dal muro di camera mia. Come hai fatto a staccare un pezzo di muro e conservarlo? Vabbè, poi non è strano perché sei circondato da mura. Questo è uno strumento medievale chiamato dulcimer. Può essere simile a un saltero ed è probabilmente la cosa più strana che ho in casa, Lemmao. È senza corde perché dobbiamo cambiare. Se ti interessa saperlo, si suona pizzicando le corde o con l'archetto, se non erro. Minchia, frate, questo pazzesco. Questo lo piazzi per terra. Infatti c'ha in basso, vedi questa parte qua? Questo lo piazzi per terra e con l'archetto fai così. È devastante, è devastante. È quello che usano pure per fare il throat singing. È fuori di testa. È veramente fuori di testa come strumento. Questo è uno strumento sumero. Non è uno strumento mongolo, però. Grazie a Giacomo, Giacomigno per il terzo mese. Poi sono triste, la mia donzella non mi ama. Più meno male che ci sei tu. Madonna, frate, mi hai fatto venire la depressione. Cosa gli hai messo in testa? Ma è un cavatappi, ma che cazzo fai? Ma lascialo stare. Un cavatappi sumero. Ogni volta che qualcuno viene a casa mia mi chiedono se la sagoma sono io. No, non mi hanno fatto una sagoma. Vabbè, dai, è carina come cosa, non è strana, ragazzi. Si chiama tronco. Dimmi che tronco è un tronco. È un tronco. È effettivamente un tronco. Tronco sumero. Pinocchio. Ma si metta dei vestiti, scemunito, ma sta nudo, ma che schifo. Ma è un nudo artistico poi, perché c'ha la mano sul pacco. No, ragazzi, che schifo. Un teschio umano reale, si chiamava Giovanni. Dove hai reperito un vero teschio umano? Allora, o lo hai rubato ed è una cosa orribile perché hai tipo depredato una tomba. Come si chiama quando depredi una tomba? Ha un nome. E hai fatto... Oddio, non mi viene. Quando depredi una tomba si chiama... Profanare, esatto, bravissimo ragazzi. O hai profanato una tomba, che è terrificante, o hai ammazzato qualcuno e hai aspettato che uscisse il suo cranio. E io in entrambi i casi non so quale dei due sia peggio, però è davvero vero? Ma è modificato, c'ha tipo dei pezzi di ferro. Ma è vero? No. È legale avere un teschio umano? Aspetta. È legale avere un teschio umano? Tenere osso umano in casa è vietato. I reati previsti in questi casi, anche se non è ancora chiaro se l'uomo in questione sia incappato in un illecito penale, sono occultamento di cadavere oppure uso illegittimo di cadavere. Io skipperei alla prossima foto di oggi. Salutiamo la polizia. E che cos'è questa roba? Una cartella colori. Ma ripeto, deve essere una cosa strana, ragazzi.
testa di africano. Kinda racist, non lo so, ero preoccupato, pensavo ci fosse una blackface assurda, ho sudato tantissimo. Kinda racist, sì, kinda racist. Testa di africano, poi da dire, veramente, non lo so. L'ha presa mia mamma in Africa, oddio, cioè, rimane comunque un po' razzista. Grazie a Feder per l'undicesimo mese e a Springhi per il diciottesimo. Poldo, ti voglio tanto bene anche se sei un gibbone. Tu hai il nome di un personaggio di Five Nights at Freddy's, quindi siamo pari. Una cellula che ho fatto in DAS in prima media. È una cellula. Beh, sembra un mimic più che una cellula, però ci... Non lo so, l'ho trovato in casa e mi sembrava strano. È uno squishy. Un'ocarina africana. Ma tutto africano e sumera, devastante. Questa mi sa che è veramente africana. Tetris. Tetris, pazzesco. Figo, sembra tipo una maschera, è bellissimo. Ce l'ho da sempre, ma non ho idea di che cazzo sia. Andiamo bene. È un teatrino. Qua tecnicamente tu giri quella manopolina che c'è in basso e Charlie Chaplin dovrebbe muoversi, a giudicare dai punti che ha. O sbaglio? Non funziona così questo? Non so, ho memoria di averne usato uno simile che non era di Charlie Chaplin, però mi ricordo che funzionava così. Poi magari mi sbaglio. Che liceo hai fatto, Poldo? Ho fatto un ITIS in grafica e comunicazione. Porca troia! Porca puttana! No! No, questo no! Questo mi rifiuto! Allora, se l'hai fatta tu... Ti odio. E se l'hai comprata, odio chiunque l'ha prodotta. Mamma mia, che paura. La maschera per andare a ammazzare le persone. Non so cosa sia. L'ho da quando ho 5 anni. L'avevo anche nella casa prima del trasloco. Volevo mandare il gonk, ma non lo trovo. Ti lascio scoprire a te cosa possa essere. Allora, ti spiego che cos'è, ok? Allora, c'è una città italiana, anzi una regione italiana, partiamo da prima, che si chiama Toscana. Ok, in Toscana c'è una città incredibile, molto bella, che a me piace da morire. Poi chiaramente adesso non so, perché non so qual è l'opinione di Dario Moccia, quindi quello che dirò automaticamente sul fatto che Pisa mi sia piaciuta potrebbe essere un modo per farmi odiare. Però è questa, è Pisa. Praticamente Pisa è famosa nel mondo per... la torre di Pisa. Questa torre si trova qua ed è una torre storta, inclinata, che la gente ama andare là per fare questa foto in cui si finge di appoggiarsi alla torre di Pisa. Ok? E adesso ti dirò una cosa molto interessante. A causa della pronuncia della parola pizza in cinese, i cinesi pensano che pizza si dica cioè che loro la pizza la pronunciano pisa, ok? Dicono pisa. E quando i cinesi vengono in Italia e programmano la vacanza in Italia, pensano: cavolo, qual è una delle cose più importanti dell'Italia? La pizza? E andiamo a Pisa! Ovviamente a Pisa la faranno la pizza! Giustamente, questo è quello che avviene nella testa dei cinesi. E quindi Pisa è invasa di turisti che oltre alla torre di Pisa cercano la pizza. Per questo motivo. È una teoria tua. No, è Bisa, che la pronuncia di Pisa è pizza. Bisa. Forse ho raccontato male la storia, però dovrebbe essere circa così, banalmente. È un cane, non è nulla di strano, è un normalissimo cane. Poldo è leggermente razzista, dai ragazzi, basta. Grazie ad Alex per il tier 1 e a Piroxian per il 17° mese. Ciao bello, ciao Alex, grazie al tier 1. Entra nel gruppo Telegram. Cosa cazzo è? Lattina di una monster con un Kirby luminoso pipipipi. Ho apprezzato il pipipipi finale per farmi capire la luce. Una bandiera della Coldiretti, roba di agricoltura. Minchia, brother, io andrei ad ogni serata in discoteca a sventolare questa... a sventolare questa bandiera perennemente. Una foto di Xuder autografata e una lampada di Minecraft. Vabbè, ma non è strana, capito?
Ma è bellina come cosa. Che cosa carina. No, questa è molto carina. Tienitela stretta perché sarà fonte di tanti bei ricordi fra qualche anno. Ciao Ulia Cem, grazie al quarto mese. Ciao Poldo, io sono Walter. Ciao Walter. L'ho ritrovato in una cassetta a caso. Era di quando ero piccolo, ok? Vabbè, è un... cos'è? Un, non so, un contenitore. Non è molto strano. Molte cose. Cos'è la cosa più strana che vedo? Non lo so. Boh, non c'è... è una postazione da gaming. Hai sbagliato la serata. Che dire, ci mettiamo dentro Q-tips, Garzi o Vatta? Sì, un mini cestino color verde radioattivo. Ah, era la mia live la cosa strana, ok. Beh, un altro contenitore. Bene, i contenitori abbiamo scoperto che li trovate molto strani. Qual è stato il regalo di Natale per mia madre da parte di un suo collega? Vabbè, dai, sono statuette, ragazzi. Sono regalini artistici, regalini... Era in basso, non fa niente. Non l'ho visto. Vado a recuperarlo. Cosa non ho visto? C'è qualcosa che non vedo? L'orsetto? Penso, il peluche? In basso a destra. No. Il pane, non lo so, la PS5. No, accanto alla Play. Sì, l'orsetto, ok, ma che cosa... cos'è di strano? Un portatile senza monitor. No, ce l'ha il monitor, è solo piegato. Ragazzi, è normalissima questa stanza. La scimmia vicino alla Play. Ma è un orso, ma la scimmia. Ma dove cazzo la vedi la scimmia? Non lo vedi? La scatola. No, ragazzi, non ha nulla che non va questa foto. Mi state convincendo che c'è qualcosa che non sto vedendo e non mi piace. Che cos'è questa cosa? Che paura. Ma poi è tutta sporca. Non saprei. Era questa, mi sa? Ok, sì. Il morso di un cavallo, probabilmente risalente alla seconda guerra. Che vuol dire il morso di un cavallo? Ah. Wow! È figata? Questo non so in realtà se è valutabile. Boh. Bello. Un morso di un cavallo. Io pensavo letteralmente tipo gli denti. Non lo so, è lì che mi fissa da quando sono nata. Mi fa impressione. Dai, è una cosa così tenera in realtà. È bellissima. Ti fa impressione addirittura. È male. Paperotto Walter White. Walter White's. Walter Yellow. Una testina. Ancora con queste cose. Che cos'è? Ma ok, questa non serve per giocare alla parrucchiera. A meno che non devi giocare alla parrucchiera con le signore pelate, va bene. Mio Dio, ma poi gli hai pure fatto... No, ragazzi, non so a cosa possa servire una cosa del genere, se non a far paura. Poi è un posacenere portato dalla ragazza di mio fratello. È un posacenere altamente razzista, se posso. Da San Paolo. No, in realtà, vabbè, facciamo che non mi esporrò al riguardo. Hard disk per la Wii con craccati tipo 3000 giochi. Questo non è strano, ma è altamente piratato ed... Cioè, capisci che un cazzo di hard disk non è una cosa strana. Allora, Maria Teresa Rovetto, io non so cosa sia questo barattolo. Metto pure pausa alla musica perché voglio parlare con voi. Io non so cosa ci sia dentro questo barattolo. Non so cosa contiene, ma a giudicare da cosa c'è dentro, sembra sangue. Poi magari è marmellata, non lo so. Io non andrei a fondo. È sanguinaccio. Cos'è il sanguinaccio? Sanguinaccio. Sanguinaccio dolce. Ma che è? Ma no, è un cioccolato fatto col maiale?
è un insaccato di diverse parti di maiale, richiede un vero ingrediente di base. Madonna, ma che schifo, ma è disgustoso, ma chissà che puzza che fa. Porca troia, ragazzi, ma che schifo. Porca, non lo riesco a guardare. E poi viene, sto sboccando. Ma Cesar, ma se io penso che cioccolato fatto di Würstel mi cago addosso, Dio foia. Non è possibile, che schifo. Che vomito, magari è buono, però pensare che sia tipo... Non puzza, è buonissima le noccioline. Boh. Coltello con IP, mio nome, cioè il tuo IP sul coltello? Ah no, il mio nome. Beh, un coltello, molto bello. Non è stranissima, però non è comune avere una mano in casa, quindi boh, ho provato, bacione. Oh. È effettivamente una mano. Racconta il pate d'oca. Ma niente, ho provato il pate d'oca in un ristorante di cui adesso mi sfugge dov'ero. Mi sa che era Roma, no? A Terni può essere. E pensavo che il patè d'oca fosse il patè normale, perché Alice mi aveva convinto che il patè che mangiavo io era quel patè d'oca, perché non esiste il patè fatto di altro. E io dicevo, ma io pensavo fosse tipo di salmone o di tonno. Lei mi diceva, no, è il patè normale, Boh, lo mangio un vomito, ragazzi, il patè d'oca. Che schifo, quando ho scoperto poi che è fatto con cosa c'era all'interno. E poi niente, abbiamo controllato ed esisteva il patè da pesce, a quanto pare. Quindi io mangiavo il patè di tonno, ecco perché era così diverso di gusto. Pensavo fosse la stessa cosa che ti mangiavi a casa. Sì, perché pensavi che io a casa avessi il patè d'oca, ma no, era il patè di tonno. E tu mi dicevi che non esisteva il patè di tonno. Cos'è sto muro? È pieno di sticker. Il mio muro, beh, strano. Sì, non lo so, ma l'ho preso all'Ikea. All'Ikea, non so. È una bella bandiera dietro, è una roba in realtà per i disegnatori, per le mani. Volevo mettere il mio cane con il collo fasciato, ma avevo paura del ban. Perché dovresti avere paura del ban? Ragazzi, please, non mettete foto a caso. Ben due lavatrici rotte perché il mio proprietario di casa non vuole farci usare la cantina. Tu hai due lavatrici rotte in soggiorno. Prova a impilarle una sopra l'altra, tipo... No, sì, allora mi dà le vibes come se fosse tipo un impianto stereo, però secondo me arredano, in qualche modo è difficile, ma secondo me in qualche modo si può, tipo, le casse gemelle, sì. Carte del divorzio, gioco a LOL, che vuol dire carte del divorzio? Ah. Lo uso veramente come soprammobile. È molto bello. Però sai cosa succede a chi detiene vere ossa umane in casa? Qualcuno di mai visto il manga di Super Mario? Ci sta. Lampada di sale. Vabbè, tutta roba molto comune in realtà. Non c'è nessuno che finora mi ha stupito davvero tanto con un qualcosa di davvero strano in casa. Il birillo. Ci sta, il birillo è effettivamente strano. Nessuno della mia famiglia lavora in un cantiere. Guarda, se non mi avessi scritto... E che era la roba del poliziotto là, o quella degli aerei o quella in generale dei cantieri, avrei detto una spada laser non è una cosa molto strana. Io un digiridù, è vero, tu hai il digiridù, ragazzi, per chi non sapesse, è quello strumento tipo enorme che si suona con la bocca, che fa quel brrr. È tipo un po', ve lo faccio vedere, facciamo digiridù, e tra l'altro ha un nome bellissimo, il digiridù, è questo che si suona soffiando, tenuto così, e fa un suono molto carino. E comunque è quello degli aeroporti. Sì, è quello degli aeroporti. Grazie a Isma89 per il Prime. Hello man, benvenuto. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. È il plus di una pulce. Ok, me l'ero immaginato più carino. Non so per quale cazzo di motivo. L'oggetto a sinistra è un gilet per pesci. Considera che ogni peso che si può inserire dentro pesa circa un chilo. Ah beh, questo lo conosco, è un giubbotto da palestra, sì, la voglia che lo conosco. E questo qua è un estintore, ci sta avere l'estintore in casa in realtà, fa figo. Quando ero piccolo trovai in giro un'ala di una farfalla e per qualche motivo l'ho tenuta finora.
in un universo parallelo le farfalle che stanno guardando la live di Farfalla o Poldo. E l'altra volta, volando in giro per il giardino, ho trovato il piede di un uomo. Me lo sono portato a casa. Ragazzi, è strano. È parecchio strano. È parecchio strano. Che carina, la vorrei anch'io, però è strano. Non si dovrebbe, tipo, decomporre. Dovrebbe decomporsi in qualche modo. Un orologio da taschino, lo uso tutto il giorno. Vabbè, non è strano, è un orologio da taschino. Bambola inquietante. Questa mi fa paura pure a me. Statuina elefante indiano. Ci sta, alla fine questi sono pezzi da collezionismo che si prendono quando si fanno i viaggi. Un cavallo, sì, questo è strano. Questo, per quanto da collezionismo, è strano. Non ti ho saltato, dubito, perché sto andando avanti uno a uno. E poi come fai a sapere dove sei di preciso? Non puoi saperlo. Una foto di un bambino che piange, vabbè, ci sta. Un cartello di affittasi con scritto sopra il girarrosto. Il numero non è mio, ma del girarrosto di Pomigliano d'Arco. Quante informazioni così. Affittasi, girarrosto, il miglior pollo del posto. Rivolgersi a girarrosto. Va bene, questo è effettivamente strano. Grazie a Ciao Sono Duplay per il terzo mese e grazie a Lollo per la sub regalata. Ciao belli, benvenuti. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Un pupazzo che ho chiamato Dario Moccia. Io ci sta, è un peluche però, capisci che non è molto strano, ci vuole qualcosa di tipo questo, ecco, questo. Li ho già visti in realtà questi gatti così, quindi probabilmente hanno una storia che adesso mi sfugge. Dove cazzo li ho visti sti gatti? Io avevo una roba ancora più terrificante in casa, sì, questo non è strano, ma è da botte. Un recipiente, credo. Ragazzi, io... Allora, io con tutto il bene del mondo, nel momento in cui io do un titolo al form che sia la cosa più strana che hai in casa, capisco che magari uno non abbia una vita così interessante e piena di prodotti strani che gli vanno davanti, però ne passa di acqua sotto i ponti da non avere nulla di strano da mandare a mandarmi un'ampolla di vetro scrivendo che cosa strana, è un'ampolla di vetro, cosa ci vedi di strano? È un acquario per pesce, cioè una cosa... Vabbè, apprezzo lo sforzo. Lo apprezzo lo sforzo. Sì, è un... va bene, è una cosa... Sì. Una turbina... La turbina della mia vecchia macchina. La uso come fermaporta. Minchia, questa pesa. Questa è veramente pesa, perché... pesa. Innanzitutto, perché pesa tanto. E ci fermi la porta. Mi ha mandato un Rabbit, quelli di Rayman. Sai che non l'ho visto? Allora, clip per caricare un M1 Garand con bossoli usati. Io ho un'intera cartucciera con dei proiettili tutti scoppiati. Io ho controllato molto bene, non c'è nulla di polvere da sparo, anche se l'avrei dovuto pulire. Meglio che non vi faccio vedere, però c'è, giuro che c'è, ce l'ho da qualche parte. Ciao Ricky, grazie del terzo mese, bello, bentornato. Devi pulirlo, devo pulirlo. È un minion. Che cosa strana. Non ne ho mai visto uno. È un Diddle Bow. Ok. Non so se sai cos'è, ma l'ho creato insieme a un mio amico. Mi faceva piacere mandartelo. Oh, minchia, pazzesco. È il One String. Io l'ho sempre chiamato One String. Non so perché. Perché credo l'abbia letto da qualche parte. Si chiama Diddle Bow. Diddle Bow. L'avete costruito voi. Ma si chiama così. C'era Chicken and Corn suonata su questo pezzo. Vediamo. L'essere umano è ormai totalmente ossessionato. Chicken and Corn. Ecco, non me la scorderò mai questo video assurdo. Il momento giusto. Il momento è ora. Scusi, si tolga.
Adding to San Francisco, that's your Asima friend, Pancho. Vabbè, ovviamente quella è una normale chitarra con una sola corda, e questo lo so, sono sveglio anch'io, però non so perché mi ha ricordato quel video. Hit assurda quel pezzo, hit veramente assurda. Boh, vediamo che cos'è. È un troll, sono normali prodotti da collezionismo, ragazzi. No Expiration, solo una scimmia gigante. È bellissima! È Ping Pong Table, non so quando... È veramente gigante. Pensa che è veramente gigante. È un oggetto che si usa per fumare, proveniente dai paesi arabi. Non so come funziona. È un narghilè. Sì, è un narghilè. In realtà non serve proprio per... Serve per fumare vapore, se non sbaglio. E sì, beh, è un casino usare il narghilè in casa. Sì, vai al bar. Vabbè, il guanto di Thanos, capisci? È una... Il titolo della live è cambiato. Mandami una foto di qualcosa a caso che hai, tipo una statuetta di Michael Jackson. Io ho fatto mio padre saldando i bulloni. Non è vero. Ah, lo ha fatto mio padre saldando i bulloni. Questo è carino. È un canetto fatto con i bulloni. Oddio, che carino tuo padre. È proprio bravo, perché gli è venuto anche molto bene, se posso. Quindi complimenti a tuo padre. Non è proprio una cosa, ma è un animale. Spero vada bene comunque nel caso, scusa. Strano, perché è un serpente del genere Boiga dendrophila, una specie che è introvabile, quasi competente nel commercio dei lani. Infatti probabilmente sarò uno dei 10 a possederlo. Brother, a me fanno schifo i serpenti, ma questo è dannatamente carino. Ha tipo la testa piccolina, cioè la testa grossa e il corpo poi piccolo. Sembra tipo un bambino, quasi quando fanno la versione baby. Porca troia, Boiga dendrophila. Ok, qua fa più paura. Serpente delle mangrovie si chiama. No ragazzi, i serpenti fanno un botto schifo. Però questo è un patatino. È molto salamandra. E figo. Sarà ancora piccolino. Però davvero bello. Davvero davvero bello. Grazie a Chuya Supremacy per il Prime. Abbiamo raggiunto 30 sub come gli anni di Favij. Sono un genio. Il libro di Gabby 16 bit. Molto carino. Un pigiama. Se mi devi mandare il pigiama in casa. Vabbè, un pigiama dei Minions. Memorie di ubriacanze. Vabbè, tutti abbiamo rubato almeno un cartello. Io ne ho 3 in casa circa. Pulcino Pringles. È bellissimo. Complimenti. Non è molto strano, però l'ho apprezzato. Il peluche di Kung Fu Panda di mio fratello. È un peluche molto bello, però non è strano. Sarebbe un alberello fatto con tappi di plastica riciclati. Non chiedetemi perché, è sotto un letto e comunque l'ho fatto in gita quando avevo 12 anni. Ma perché sta là sotto poi? Mi è piaciuto tutto l'incipit per andare per abbassarsi, zoomare e fare il video. Potevi fare una foto direttamente a sto punto, però l'ho apprezzato. Allora, raga, per questa live non ci tiro fuori un video perché siete andati molto fuori tema. Cioè, da una cosa strana, tipo, questa è effettivamente una cosa parecchio strana. Però oggi avete mandato davvero roba che non c'entrava nulla con il titolo, quindi mi viene difficile farci un video. Per le prossime Forms Night, raga, provate ad attenervi molto a quello che dico nel titolo. Allora, questa la conosco e non mi ricordo adesso come si chiama, non l'hai scritta nemmeno tu. È un'alga orientale, mi sa giapponese, di cui adesso mi sfugge il nome. Il marimo, bravissimi, bravissimi, è il marimo. Che in realtà volevamo comprarla con Alice, perché in realtà non è nemmeno così faticoso da tenere. E è un'alghetta, un essere vivente che sta dentro questa cosina. Poi si gonfia e va a galla. È stracarina come cosa. L'avevo vista l'altra volta al centro commerciale. Ciao, è una gamba. Qui c'ho il Gerbet di Aldo, Giovanni e Giacomo. Soprammobile che ho comprato ieri. È la cosa più strana che ho in casa.
L'ha comprata ieri, però. Minchia, meno male che l'ho fatta oggi la live. Credo sia un massaggiatore per la testa o un mestolo. Questo è un massaggiatore per la testa. Praticamente è un mestolo. Come stavo provando a immaginare questo coso per mischiare, che ne so, i fagioli. È un peluche dello Smurfcat fatto a mano da una mia amica. Voglio uccidermi. Oddio, è venuto strano. Sembra quei cani, quelli con i rotoli di ciccia. Come si chiamano? Quelli cinesi sono, mi sa. Quelli tutti strani, avete capito? Son carini i cani rotoli ciccia, però no. Non mi ricordo. Beh. È tipo una roba del genere, non è un troll, fidati. Sarà un copricesso, tipo. Tech S bestemmia in live su Twitch. Mi ha mandato questo video, vediamo. Porco Dio! Allora, quindi mi ha mandato questo che è il copricesso. Poi mi ha mandato... mi riferisco a te, Andrea Leoni. Poi mi ha mandato questo video che ho scritto è tipo una roba del genere. Non è un troll, fidati. Ah, non è un troll, fidati. Ok. Oh no, quando clicco il link poi è un troll. Accidenti. Accidenti. È un liquore con dentro un serpente che hanno portato i miei genitori da un loro viaggio in Thailandia. Porca troia. Non è di sicuro la cosa più strana che ho in casa, ma è la prima che ho trovato. Allora, guarda, senza offesa, Gaia, tu hai mandato letteralmente la cosa più strana di stasera e hai scritto di sicuro è la cosa... Non è di sicuro la cosa più strana che ho in casa. Beh, porca puttana, ragazzi. È un liquore con all'interno un serpente morto con infilato qualcosa in testa, tipo. C'è tipo qualcosa che gli trapassa il collo. Porca troia. Adesso ho paura di cos'altro ha in casa Gaia. Porca puttana. Chissà che sapore ha. Sì, io non lo berrei mai, ragazzi. Poi da Laos, capito? Tu vai là e compri sta cosa in Laos. No, non si fa, ragazzi. No, 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 no. No, 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 no. Oddio. Tra l'altro, io a breve... in realtà non è proprio uno spoiler o altro, però devo fare un... Sono illegalissime da esportare fuori da Lamisa. Ah, perfetto. A breve dovrò fare un viaggio di quelli fuori dall'Italia, fuori dall'Europa in realtà. Mi hanno dato un sacco di mete dove poter scegliere. E una di queste mete erano tipo, che ne so, l'India, il Vietnam, queste robe. Quindi tipo, per un momento tipo mi è passato il flash tipo di io che vado in Vietnam a comprare i liquori con i serpenti. Vi farò sapere. No, in realtà ho scelto due mete che sono gli USA e il Giappone. Sono un normie? Direte sì, però è anche il mio primo viaggio così lontano da casa. Quindi magari prima mi faccio il classico viaggio safe e poi inizio a esplorare pure posti come il Vietnam, perché magari il primo viaggio fuori dall'Italia è il farsi il Vietnam, non so quanto sia, ecco, è intelligente. È un busto di Lenin. Tuo nonno ha un busto di Lenin. Perché l'ho assaltato? Cos'era? Scusatemi. Vi giuro, il mio cervello ha ignorato questa roba. Cioè, il mio cervello ha ignorato il fatto che tu hai un nido di vespe in casa. Scusatemi, non so perché l'ho ignorata come cosa. Questa era effettivamente parecchio strana come cosa. Non lo so se mi mettesse a dire che animale è. No, non lo so. Non è pallida idea. Devi cambiare il titolo nella cosa più legale che avete in casa. Non lo so, è una specie di bambola che si appende e puoi mettere cose dentro. È dannatamente inquietante e la odio. Ma poverina, dai, ma è tenerissima. C'è sta tendenza a odiare le cose di quando siamo piccoli. Non lo so bene neanche io cosa sia. È un motorino brutto in miniatura. Beh, è un motorino. Beh, in realtà odiare le cose di quando siamo piccoli no, però ci sta che le cose che quando siamo piccoli a una certa gli abbiamo, cioè gli diamo un tono quasi orrorifico che ci spaventa. Five Nights at Freddy's funziona in questo modo. Questa cosa è una statuetta abbastanza culturalmente ormai superata. Ecco. Tu hai esposti in casa degli hard disk. Figo. Penna Pinocchio, qualcosa del genere. Penna Pinocchio. Non so proprio meno maschera antigas.
Vabbè, ci sta le maschere antigas. Minchia quanto siamo indietro ancora. Siamo a 180, dai, arriviamo a 200 come minimo. Che schifo. Sciarpa, scarpa con cappello. Che stronzata, è la roba degli alpini, tipo. La lampada a camera mia a forma di rubinetto. È belli... A parte che hai un muro bellissimo e... È una lampada particolare. Ma tipo se giri questo si spegne. Ti prego, dimmi di sì. Oggi non sai leggere, scusatemi. Una ciabatta molto molto strana. Me l'ha portata mia madre da uno studio dentistico. Erano dei vecchi tentativi di fare dei gadget futuristici, semplicemente. È un pupazzo strambo che si muove di mia sorella. E praticamente prima era una palla e pian piano che vi giocavi si evolveva fino a diventare sto robo. Ok, non l'ho mai visto. Freddy. A volte vorrei farmi saltare in aria. Cos'è? L'ho già visto da qualche parte. Non l'ho trovato nei meandri della cucina. È quello che si mette dentro il bimby per girare e frustare i bambini, le dita che metti dentro il frullatore. Il busto di Gesù appeso storto. Madonna, ragazzi, che paura la simbologia cristiana. Vede ste cose appese in casa, a me fa un terrore che non so voi. Pure questi pagliacci, diciamo, col martello e tutto, non è che contribuiscono alla visione pacifica che abbiamo dei pagliacci. Ormai, statuetta carota Minion parlante. Ragazzi, non è che se avete una cosa a caso dei Minion a casa, allora è strana. Cioè, capite che l'hanno tutti le cose dei Minion. Un papero che suona la fisarmonica, questo è molto carino. Rimane un oggetto di collezionismo. Che paura simbologia cristiana. Mai visto camera tua, Poldo. È una band. È una band. È una testa mozzata. Sì, dal cartello messicano. Questa fa paura. È un poster di Yotobi. È un pacimare di Overwatch. È albano. Non fa paura, camera mia. Ciao Poldo, in casa non ho cose strane, ma ho una spada vera 1700esca proveniente da mio nonno. Non so come mai ce l'avesse. Bro! Bro! Hengard! È piena di polvere, porca puttana, madonna santissima. Zelda, si chiama Zelda. È il gattino però, è molto bello il gatto, però c'era un titolo alla Forms Night, capisci che bisogna leggerlo. Una Barbie di mia sorella abbastanza... Ah! Che schifo! Queste cose, queste donne nune. Questo peluche di cui ho perso le scarpe. Molto... Un tronco fossilizzato risalente all'era carbonifero che mi è stato regalato da un estraneo mentre ero in Veneto e stavo camminando in una piazza. Che cazzo? Ma che cazzo? Un tronco fossilizzato risalente all'era carbonifero. Cioè, what the fuck? A parte che è un albero mozzato, cioè un pezzo del tronco. Un albero mozzato è bellissimo. Grazie ad Ambri 74 per il quarto mese. Una paperella con la tuba che funge da lancia dadi, colorata molto male dal sottoscritto. Bellissimo. 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 10 su 10. Io ho dei denti di scuola a casa e li ho trovati vicino ad un bidone dentro una vetrina rotta, ma... Che, ripeto, che paura la simbologia cristiana. Sembra uscito da un anime. È un dosatore di whisky. Questa cosa è bellissima. Come funziona? Cioè tu mettevi la bottiglia... Mettevi la bottiglia a testa in giù... E... No, oddio, come funziona? Qualcuno ha idea di come funziona? Allora, io penso che tipo la bottiglia vada messa, tipo la base della bottiglia qua, il beccuccio qua,
scende, si riempie questo tappetto e poi questo lo fa spillare dentro. Boh. Giuro, non so come funziona. È incredibile, però. Oh, questo è un portalampadario, un portaombrelli, cioè ha varie cose, non lo so. Un cartone di Jack Black che mi hanno regalato le mie cugine per i miei 18 anni. Le tue cugine sono... Oh, siamo arrivati a 201. No, abbiamo già finito, cazzo. Abbiamo già finito. Allora, amici, mi dispiace per quelli che non riuscirà a fare, però si è fatta purtroppo una certa ora. Come vi ho detto già prima, per le prossime Forms Night, per evitare che succeda questo, che magari arriviamo a fare solo 200 persone e tipo 150 sono cose a caso che devo skippare, per favore attenetevi tanto al titolo del form. Perché il titolo del form fa sì che ci sia solo... Una linea unica di prodotti e che soprattutto si evitano tutti quegli skip che magari mi fanno saltare chi aveva mandato qualcosa di fighissimo ma che non arrivo a vedere perché ormai non ho più tempo. Quindi insomma, per le prossime Forms Night attenetevi molto al titolo. Lo so che chiaramente chi magari entra e invia la cosa a caso ci sarà sempre, però almeno andiamo a ridurre le persone, insomma andiamo a ridurre il tempo e tutto quanto.